Suoni, siamo qua oggi per andare a vedere la nuovissima Diane, che finalmente è stata rivelata l'artwork, ma già lo sapevamo. Diane LR, quindi confermato il leak, l'andremo a vedere in questo esatto istante con il kit anche aggiornato, che sembrerebbe essere nettamente migliorato, ok? Ma mi raccomando ragazzuoli, un bel like, iscrivetevi e vi ricordo che siamo in live tutti i giorni dall'1 alle 4 su Twitch, tranne il sabato. Detto questo, buona visione! Ciao, bentornati oggi sulle news di Grand Cross Jap e ovviamente dopo 5 giorni ancora Global, perché se ragazzuoli siamo qua per andare a vedere insieme Diane, che già si intravede da sotto. Ma prima di iniziare, boys, volevo chiedervi una cosa: mi raccomando, datemi un feed sul microfono, perché rispetto al video di ieri l'ho migliorato con tutti i filtri, le impostazioni eccetera, ora dovrebbe essere perfetto e definitivo, quindi datemi un feed se vi sembra giusto, se vi sembra a posto e se vi sembra superiore al microfono di prima. Quindi mi raccomando, conto su di voi, datemi questo feed perché è importantissimo. E tra l'altro, come potete vedere, non c'è più qua perché qua sopra ho cambiato per l'appunto, quindi insomma adesso non si vedrà più in cam, e anche per questo ditemi se la distanza è giusta eccetera eccetera eccetera. Detto questo ragazzi, partiamo veramente con il video. Allora, Diane LR, abbiamo la Awakened, eccolo qua, ecco l'artwork ragazzuoli, molto 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 bellino, non si vede per intero, ma non hanno messo la ulti con diciamo per mostrare anche l'artwork intero del modello, semplicemente quando si awakenerà lo vedremo noi stessi, ma di base è veramente veramente bellino. Ora è palesemente identico in tutto e per tutto a quello del modello, scusate, liccato, e questo ci porta per appunto alla conferma del fatto che il leaker aveva ragione. E se il leaker aveva ragione sul modello, allora aveva ragione anche su Sin, Ironside, Donny e chissà magari anche Lancelot eccetera. Quindi ragazzi, è per questo che vi sto dicendo, ok, è confermato, aveva ragione, ha leakato anche altre cose, no, potrebbero confermarsi anche quelle lì. Comunque, andando a vedere per appunto le altre news che ci sono da queste, di questa update, tra l'altro la skill del danno diventa un debuff, quindi ci sta. L'assenza, ragazzi, a vederla così mi sembra rimasta invariata, se non l'aggiunta di un effettino. E poi la ulti è quella, diciamo che... Guarda quanto è bella di Annelere qua, veramente bella. Poi la fest, ok, però so, mi fa strano di Unfest LR, che è stata veramente la Diane più giocata di sempre, secondo me, perché comunque è stata fortissima, almeno fino all'uscita della verde, si parla di oltre un anno, quindi è stata veramente, veramente forte. E il fatto che vada dell'R, non solo con i CC, anche se credo faccia, anche PDF, credo, 75, sarà quello ormai, anche perché le feste ormai vanno da 74, 75, se non addirittura di più come Milim, anche se non è un fest. Ma comunque vedremo. Comunque sono molto contento di questo personaggio, mi piace veramente un sacco. Continuando, offerte shoppabili aggiornate. Attenzione, avremo un nuovo login bonus per quanto riguarda l'inizio della celebrazione del 5.5 anniversary, che, attenzione ancora una volta, finirà il 26. Finirà il 26, giorno che, attenzione, io veramente non ci sto capendo niente ragazzi, giorno che è martedì, martedì 26. Raga, io veramente non ci sto capendo niente. Sigurd finisce di venerdì sul Global e di sul Jap e di lunedì sul Global. Già qui è strano. Lei finisce questa roba dell'update finisce di martedì e non di mercoledì. Raga, è veramente... Boh, no, non di giovedì, perdonatemi. È veramente strano. Comunque, login bonus dove potremo pullare su questo banner con la stessa Unfest e ovviamente altra robetta. Ovviamente questo banner inizierà domani. Sul Jap domani, ovviamente, essendo giovedì domani, no? E vedere ancora è normale la schedule, forse potrebbe essere l'ultimo giorno dove la roba esce di mercoledì e giovedì, vedremo comunque. Oltre a questo ragazzi, ad ogni modo, abbiamo questo banner con questi personaggini che possiamo andare a vedere, è un po' come questo banner, questi sono i garantiti, eccoli qui, e questo è il banner al suo interno, ovviamente 90 UR, tra l'altro di Unfest garantita, ottimo, perché chiunque non ce l'abbia, comunque non ha il 6, potrà avere l'R, insomma fa comodo.
E poi abbiamo anche altri personaggi che, attenzione, sono praticamente tutti quelli che si utilizzano per le bestie, tranne Valenti. Quindi abbiamo Jormungandr per il cervo, lei per lo scoiattolo, Tonar per i lupi e Margaret per i dog. Quindi anche qua tanta tanta roba. Comunque di base vi danno quei personaggi che vi carinano 4 bestie su 5. La Tatoscre è quella più recente, quindi ci sta che non abbiano messo Valenti, tranquillamente ci sta. E come banner posso dire la verità, tra l'altro c'è anche Freya Summer Limited. Come banner posso dire la verità, ci sta, c'è Talmer Rosso, comunque abbiamo personaggi già visti, però, per essere banner gratis, da 2 settimane regalate, eccetera, eccetera, secondo me è più che sufficiente. Va benissimo. Tra l'altro ci regalano una bellezza di 10 ticket, che sono una bellezza di 300 di viti, quindi il viti lo finiamo garantito lo top, questo è veramente top. Comunque ricordiamo che il banner gratis per i 5.5 anniversari. Continuando, arriva il banner voto, quindi molto importante, possiamo votare, ragazzuoli, da domani fino al 18, sul Jap, poi sul Global vedremo, per appunto i banner del Fest. E attenzione, questa è una cosa molto importante, per favore non votate le cavolate, per favore. Lo so che dirvelo probabilmente vi incita a votare le cavolate, però, per favore, facciamo i seri per una buona volta e non votiamo le cavolate. Votiamo i banner per bene, votiamo i personaggi grossi che sappiamo sono grossi, ok? Ovviamente FestoVR in primis e poi tutti gli altri. Qualora si possano votare FestoVR, oppure ovviamente si va su Gelda, si va su Baldur, si va su soliti personaggi che sono veramente, veramente buoni. E ragazzi, abbiamo finito le news, non c'è praticamente nient'altro. Possiamo andare letteralmente a vederci Diane tradotta. Allora, innanzitutto si vede subito a occhio che qualcosa cambia rispetto a Rimuru. Questo è in dubbio. Qualcosa sicuramente cambia. Anche la passiva è quasi raddoppiata, quindi di base qualcosa cambia, ok? Zoomiamo un pochettino e andiamocelo a leggere. Ovviamente, ragazzi, è Google Traduttore, quindi di base prendete questa roba con, insomma, le dovute precauzioni, perché potrebbe essere mezza roba sbagliata, ma noi la leggiamo per avere l'anteprima, no? Allora, quando verrà, ovviamente vi leggo il dopo, questo è il prima e quello accanto è il dopo. Questa è la passiva, ok? Quando viene attaccato da un nemico e ricevi danni, il danno che infligge aumenterà del 15% fino al massimo del 60%. E ok, questo è aumentato dall'alto, perché prima era da 10 a 50. Ok, dovrebbe essere così. Poi le tue abilità dell'attacco aumenteranno del 7% fino al massimo del 28, non c'era, e gli HP diminuiranno dalle abilità e gli effetti. Delle abilità verranno aumentate fino al massimo del 60%, perché vabbè, questo è un po' confusionario. Quando accumuli fino a questa parte è rimasta invariata, e anche se la percentuale è aumentata da 20, da no, la percentuale è rimasta quella. È aggiunto il danno che infligge aumenterà del 30% del valore accumulato. Ok, inoltre, ogni volta che prendi una stance, le abilità legate all'attacco di tuoi alleati aumenteranno del 15% per 2 turni. Mentre prendi una posizione di danno ricevuto dei tuoi alleati, sale del 40%. Ok, questa roba, ragazzi, effettivamente non c'era. Ok, no, questa roba c'era, ma non c'era la parte prima, quella del. Ok, va bene. Comunque è veramente confusionario, perché quando lo traduci ti leva le punteggiature, veramente non si capisce niente. Poi abbiamo le tue abilità aumenteranno. Le ricevute non superano il 60% dei premi massimi. Questa è stata aggiunta. Allora, in soldoni, cosa si capisce dalla passiva? Che è molto più tank e buffa gli alleati. Questo è, ragazzi. Diciamo che è molto più tank e buffer rispetto a prima, che ha anche la riduzione del danno incredibile. Quindi ci sta, devo essere sincero. Ci sta tantissimo. Dalla passiva sembra tanta roba, però ragazzi, ricordiamolo, non basta solo il kit di passive eccetera, servono anche le stats per un LR. Se un LR ha le stesse stats di prima, è difficile, guardiamo Rimuru, che insomma cambi chissà che cosa, ecco. L'importante sono le passive, le skill eccetera, ma è importantissimo anche i numeri delle stats. Il 1. Abbiamo il classico pugno, ok? Vi leggo semplicemente la parte aggiornata. Abbiamo, per un turno diminuisci le abilità legate agli HP di un singolo nemico del 20% e infliggi danni devastanti pari al 198%. Quindi percentuale aumentata da 180 a 298, e in più abbiamo le abilità legate agli HP ridotte, sempre su un singolo target. Il resto, ragazzi, rimane invariato. Poi abbiamo la 2 stelle che dal 270%
passa a un 297 e per un turno abbassiamo le stazze relative agli HP del 25%. E anche questo non c'era. Poi abbiamo la 3 stelle, infligge da 450 a 495 per 100 di danno e poi per due turni riduce le abilità di 4 HP del 30%. Quindi ragazzi, questa per me è abbastanza buona, eh? E vediamo che anche la 1 stella leva sta roba. Mentre la 2 stelle, ragazzuoli, mi ha tolto la scritta rossa, perché c'era qualcosa qui di aggiunto, però me l'ha tolta nella traduzione, non c'è più la scritta rossa, adesso capiamo cosa ha cambiato. Il 2. Allora, prima era le abilità legate al HP, ok? Mentre adesso è aumenta le abilità legate agli HP del 20% per due turni. Assume una stanza e provoca il nemico. Letteralmente è rimasta la stessa roba. Non è cambiato, raga. O me l'ha tradotta male, ma è rimasta la stessa roba. Semplicemente hanno cambiato le percentuali da 12 a 20. Perché prima era... Raga, lo vedete anche voi, è invariata. La 2 stelle aumenta dal 18 per 3 turni. Questo è un 25 per 3 turni. Va bene, letteralmente uguale. La 3 stelle è semplicemente un 35% per 2 turni. Quindi percentuale aumentata. E mette la stanza. Niente di più, ragazzi. Continuando, andando per la ulti, per due turni le abilità legate agli HP di tutti i nemici vengono ridotti del 30%. Semplicemente questo. Il danno è rimasto invariato, ragazzi. Quindi queste sono letteralmente le cose cambiate e aggiornate di Dian. Non c'è letteralmente nient'altro, ragazzi. Questo è il personaggio. A mio avviso, posso dirlo, mi sembra nettamente migliorato, ma come ho detto, serve vedere le stats. In dubbio. Però, ragazzi, sulla carta, se gli aumentano le stats, anche la passiva è broken, eh. Cioè, per me la passiva è tanta roba, ragazzi. La passiva è veramente tanta roba, e con quella stance libera è un bel più giusto personaggio. Te lo dico. E poi aiuta un botto il team. Cioè, questa potrebbe veramente tornare al team scene con questa dentro, ve lo dico, eh. Se non poi magari l'inserimento, tra l'altro non c'è nessuna citazione a fatto, eccetera, quindi l'ipotesi del King, Dian e Lancelot in team, no, c'è niente che dice sta roba. E quindi ragazzuoli, questo è stato infine tutto quello che c'era da sapere per questo update. Sappiate che Dian sembra essere nettamente migliorata, ma questo sicuramente non significa che sia poi forte all'atto pratico, perché ripeto, può essere migliorata quanto gli pare, però insomma, sicuramente è migliorata sulla carta molto più di Rimuru, questo è indubbio, però, ripeto, vediamo, non si sa mai, magari... Le stazze sono invariate, magari sì, passiva è nettamente migliorata, ma poi magari non rende in campo e c'ha pure una CC scarsa rispetto a Milim, eccetera, o anche Rimuru. Quindi speriamo bene. Sulla carta, ripeto, sono molto contento, però vediamo. Il banner, per quanto riguarda le multi gratis, ci sta assolutamente, secondo me, e diciamo la fest è qui. E oltre a questo, abbiamo per appunto il banner votazioni. Quindi raga, votate bene, per favore, mi raccomando, votate bene, perché il banner che uscirà per il fest di fine mese letteralmente dipende da noi. Quindi o va bene, ragazzi, mi raccomando. Detto questo, ragazzuoli, un bel like, iscrivetevi, dove? Qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video, qua a destra e a sinistra, qua sopra nelle schede, e let's go, boys, e ciao a tutti, ragazzuoli!